Grazie. Mi dico subito che cosa ne penso quello di domenica prossima, perché da sabato si giocherà, ok? Perché stiamo vivendo un santo sereno, serenandi Pasqua, e quindi io voglio condividere questo argomento con voi, ok? Perché sono molti importanti, sono molto importanti queste sfide che farà l'Italia, ok? Però mi dico che cosa ne penso della partita di Lazio Juventus di sabato 30 di marzo, che verrà quella contro una squadra che sa giocare a calcio, perché Allegri lo conosce bene a Tundor, per quello che sta facendo alla Lazio, ok? Quindi noi sfidiamo proprio la Lazio allo stadio Olimpico alle 18, ok? Perché se si vince, ok? E se si perde tutti insieme. Ma non possiamo dire cavolate, ok? Perché io non ne posso più di quella gente che veramente mi fanno schifo vedere quelli che dicono sempre su Allegri. E te lo spiego io un motivo, caro Gaetano Scalandra, ok? Perché io ti faccio due domande e tu dammi una risposta, ok? Perché se vedete il video è molto semplice, ok? Perché quando fu mandato via Allegri nel 2019 era Coppa di Cristiano Ronaldo, no, ok? Forse era Coppa di Dybala, no. Perché Giuseppe Marotta lo ha portato, quello ne mi dare il colpevole da quello che ha sempre detto Nino Juventus fino a quest'ora, ok? Perché sei tu quello che ha capito questo sistema, ok? Cioè, iniziando proprio dai Szczęsny, ok? Non voglio scontrare Danilo, però io ho negato molti giocatori tipo Ambremer, ok? Ambonucci, anche lo stesso Nick Steiner, Barzagli, il Marchisio, Kenira, Mandzukic, ok? Morata. E questi nove ne sono, ok? Che secondo me hanno cominciato a partire da Antonio Conte, perché lui ha fatto trascinare la squadra allo scudetto fino a Trieste, è vero. E ci può anche stare, però non così come fai tu, caro Gaetano, ok? Quindi questo è. Io non ti sto dicendo chissà o chissà che cosa ho detto, ok? Io voglio farti capire questo, ok? Perché tu non capisci questo.
Perché è così. A me dispiace, però sono un amico tuo e lo sai, ok? Quindi mi raccomando, e non fare certi discorsi, perché questo è, ok? Io sono molto legato a difendere a Paolo Dybala, punto, ok? Per quello che ha fatto è stato. Lo so, e sono sicuro che tu non vedrai. Quindi questo è il mio discorso di oggi, caro Gaetano. Va bene? Se ti piace stai, se non ti piace, te ne vai, ok? Perché pure l'Inter ne ha avuti i giocatori, iniziando. Andando a Giulio Cesar, ok? Tipo i Maicon, qui in alto fenomeno, eh? Come Gioacchino Meis, a Samuel, e tu, a Lucio. Tutti i nostri giocatori hanno preso, pure Anzanetti lo stesso, Milito, perché tu non puoi paragonare Andanino con Juan Jesus. Quindi questo è, quindi così è il fatto di oggi, quindi basta prendere la Juventus di Allegri e non fai trascinare in questa squadra, ok? Quindi questo è il discorso, caro mio Gaetano, perché tu non capisci questo, perché Allegri fu mandato via al 2019 e questo è un terzano che ha fatto. Quando ha fatto tipo a Moise Kean, a Matuidi, io ti racconto questo perché tu non fai altro che infangare l'allenatore e a me non mi sta bene, ok? Quindi questo sei tu, questo sei tu. Che vai contro Allegri e io non ne vado fiero, ok? Quindi questo è perché Allegri va indifeso, punto, ok? E ti dico di più di questo perché se tu non dai la fiducia all'allenatore, lui fa l'allenatore e basta, ok? Perché la società ha dato ragione ad Allegri. Ok, perché mi ha chiesto di rinnovo Max alla società. Io per questo che ti sto dicendo così, per non farti incolpare a Cristiano Ronaldo, come l'hai sempre fatto, e io mi caccio in aiuto da ma. E io mi caccio in aiuto da uomo. CR7. Ok? Quindi questo è. Quindi basta, basta a offendere l'allenatore. Perché chi sta qui per meno, qui è Is, che ha te contro coglione. Non sei tu, ok? Quindi questo è. Quindi Allegri fa l'allenatore. E fa questo mestiere di allenatore e basta, e non aggiungo altro, ok? Quindi se vedi questo video impara che cos'è la sportività prima di tutto e poi vieni a parlare, grazie, va bene? Quindi ci stai con me, sì o no? Dammi la tua risposta e io ti commento, quindi questo è, va
mi raccomando, perché così è la mia vita, va bene? Quindi un'iscrizione su questo canale se non l'avete ancora fatto, e ti mando tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, ok? Soprattutto fate un like a questo video come sempre e commenti soprattutto. Quindi mi aggiorno su tutto e mi raccomando, e abbonatevi per tanti vantaggi qua sul canale, ok? Quindi mi raccomando e fino alla fine.